What's the difference between a bad guy and a good guy who does bad things? $126 di incassi all'esordio, poco più di 110 euro per un film che parla di alta finanza, è già di per sé un disastro. Quando poi la pellicola in questione è piena di stelle e dovrebbe servire a rilanciare la carriera appannata di un ex gigante del cinema, nella fattispecie Kevin Spacey, allora si può davvero parlare di catastrofe. Più che la debolezza della storia, però, il film paga la pessima immagine di Spacey, che ha peraltro un ruolo minore. Sulla scia delle accuse di molestie sessuali rivolte contro di lui l'anno scorso da giovani aspiranti attori e non negli USA e nel Regno Unito, Netflix lo aveva licenziato da House of Cards. Il regista Ridley Scott ha addirittura scelto di tagliare tutte le sue scene nel film Tutti i soldi del mondo, sul sequestro a Roma di John Paul Getty III, film in cui compariva Spacey, poi sostituito con l'attore Christopher Plummer, e questo potrebbe essere davvero l'atto finale per chi interpretò il personaggio di Frank Underwood.